addirittura, ma ci sono. Avevo mal di testa e con la coda avevo ancora di più, perché oggi c'è un po' questo tempo fughino. Ci vediamo tra un po'. Io sono pronta. Trasferisce quello che è il suo modo di essere, ma soprattutto la sua idea di femminilità. Ed è proprio da qui che io vorrei partire. Quindi donna, donna con coraggio di essere donna e soprattutto con un'idea propria di femminilità. Quindi se vuole raccontarci il suo percorso e soprattutto che cos'è la femminilità per Elisabetta Franchi, donna Elisabetta Franchi Brand, che credo siano molto vicine e molto unite. Quindi assolutamente, assolutamente sì. Beh, intanto grazie per la bellissima opportunità. Sono sempre molto onorata quando mi si chiede di rappresentare un po' di questa Italia, quindi grazie veramente di cuore. Vorrei farle solo un'ultima domanda sull'innovazione e poi passiamo a un altro tema che è questo. Quindi nella moda oggi, no? Perché si parla innovazione, innovazione, innovazione. Che cosa c'è di veramente innovativo dal suo punto di vista? Beh, secondo me, vabbè, a parte il digitale che è super innovativo, è quello ormai un dato di fatto, che va usato, e lo ripeto, con dovizia. Beh, l'innovazione, io credo che oggi sia anche il Made in Italy. Non dimentichiamoci che tutti i brand di lusso nel mondo vengono nel nostro bello stivale a produrre Made in Italy. Il mondo è tanto, perché noi abbiamo una filiera eccezionale di artigiani, quella è innovazione. Io sono sempre stata molto Made in Italy, perché il 95% per me è sempre stato Made in Italy, quindi un po' qua, questo distretto. Però non dimentichiamoci che ci sono tantissime aziende italiane che sono andate e hanno emigrato e producono fuori dall'Italia, dove il loro 90% è me di qualcos'altro. Per me l'innovazione è anche riprendersi questo paese che tutti ci invidiano, questo paese che tutti ci vogliono portare via, ce lo invidiano e ce lo vogliono portare via. Noi ce lo dobbiamo tenere stretto con i denti. Innovazione è raccontare chi sei senza filtri, e ci sono arrivati un po' tutti. Innovazione è non nascondersi sempre dietro a un Photoshop, ma parlare al consumatore, perché il consumatore oggi, ieri comprava un abito e non gliene fregava nulla. Oggi vuole sapere se quell'abito è cos'è, cosa rappresenta quel brand. Io sono Animal Free e racconto le mie battaglie. Io spesso vengo contattata dalle mie clienti dove mi dicono: io non solo quando compro un abito Elisabetta mi sento bella, una principessa femminile, ma io penso di appartenere alle sue battaglie, a quelle che lei fa per le donne, a quello che lei fa vedere che è una madre, è una moglie, ma comunque va in azienda e porta avanti un'azienda imprenditorialmente parlando con tanto di cappello. Cioè quella è l'innovazione, riuscire comunque a buttare giù schemi vecchi o vecchie paure andando avanti, perché poi alla fine il giro fa le cose fanno dei giri immensi, ma poi torniamo tutti lì. Oggi innovazione è tornare alla semplicità e io ne sono fermamente convinta, da qui non mi muovo. Ne sono convinta anch'io, sposo totalmente questa sua affermazione. E a proposito di innovazione, che poi si lega anche al prossimo argomento, lei è stata una delle prime a decidere in anni non sospetti, ancora una volta, di lavorare in un'ottica animal free e quindi di cominciare a implementare tutta una serie di modalità e di valori che oggi sono ampiamente condivisi e che vanno in tutto il tema più ampio della sostenibilità. Ci racconta in qualche modo questo percorso e anche in questo caso, visto che il tema della sostenibilità è un tema ampissimo dove c'è dentro veramente di tutto, che cosa è per lei sostenibilità oggi e come questo percorso dall'inizio ad ora e poi in prospettiva futura può andarla a coinvolgere come persona e come azienda? Beh, la sostenibilità intanto sono racchiude tante cose, non ne racchiude solo una. Beh, Animal Free sì, in momenti non sospetti
Ho avuto l'incontro con il presidente della LAV e in maniera, io ero già animalista, io già amavo gli animali, due zampe, tre zampe, sette zampe, volatili, io li amo tutti. E quindi mi ha insegnato anche cose che ignoravo perché sai, a volte non si sa tutto, quindi sono ormai da 15 anni animal free e quindi non uso pellicce e ho diffuso lo slogan che indossare una pelliccia non è chic per niente, perché tu stai indossando animali morti. Ma non solo, il piumino, uno dice compro un piumino, il piumino dentro c'è l'oca, l'oca anche se sei riempito di documenti che ti garantiscono il rispetto dello spumamento, in realtà non è così. Vengono spumate in maniera atroce, e muoiono di stenti. L'angora, per me l'angora veniva tosata come mi taglio i capelli, vengono scoiate vive. Quindi ho imparato tante cose che le ho messe a disposizione delle mie clienti, a disposizione di chi mi segue e che oggi io non faccio più. C'è anche da dire che c'è stata una grandissima vittoria in Italia per i brand italiani. L'anno scorso, poco prima della pandemia, tutti i brand avevano aderito che non avrebbero mai più fatto una pelliccia. Io credo che sia, ne è rimasto uno e non dico il nome, credo che sia un raggiungimento di traguardo pazzesco perché tutti facevano dal charms al cappellino, alla borsa, al manico, era tutto pelo. Allora, noi abbiamo trovato questo baobao che non ha il guinzaglio ed è nel parco. Quindi, se c'è qualcuno di queste zone, siamo a Bologna, che lo rivendica come il suo cagnolino o lo conosce, ci dica qualcosa. Fatti vedere, è un maschietto, perché se no sono Ecco chi costretta. ci sono che fa così. E Sì. poi li Non ha il collare, non ha non ha niente. È niente. piccolino, simpaticissimo. Se no sono costretta a doverlo C'è qualcuno prendere. che l'ha lasciato. E quindi se c'è una mamma e un papà, amore, ce l'hai una mamma e un papà? Sì o no? Allora, il cane non l'abbiamo trovato. Guardate che bel bicipite che c'ho. Selene, eh? A fare i tuoi esercizi, ma wow! Allora, vabbè, a parte questo attimo di vanitosità, il cane non l'abbiamo trovato. Il Presidente. cane non abbiamo, il padrone non l'abbiamo trovato, ma adesso abbiamo due persone che lo stanno seguendo e se non li porta a casa sua, cioè stiamo cercando di capire dove vuole andare, lo portiamo dal veterinario per capire se ha un microchip. Vi tengo informata. Però oggi dobbiamo fare gli auguri a una splendida donna. Sì, come cane, dici. Ah no, passi pure. Che si chiama Sabrina Orlandi, ma in realtà io la chiamo Sue Ellen. Suelen. Ve lo ricordate quel bellissimo telefilm a puntate di Dallas. Dallas? Che Sue Ellen veniva tradita continuamente dal marito. Allora, Sue Ellen, 51 anni, io Non sentirli. ne ho 52. Ma se rimani qua magari rischio di non fare 69 volte il giro col telefono, cioè non è che scoppia. 61 anni Ma che e 61? 51 Cioè, anni. no, vabbè. 51 anni Fra un po' ce n'ho 81 e non sentirli. È vero. C'ho ancora la cera di ieri sera nei capelli, me li devo andare a lavare.
Vabbè, Suaran, auguri. Grazie. Festeggeremo la prossima settimana, perché sì, questa non si può. Non si può perché non posso io. Ma lei festeggia stasera. Certo. Con chi festeggi? Adesso vado giù al mare e festeggio a pranzo. Ah! Da buona Suellen. Se volete trovarla, Milano Marittima, Bagno Biccio, credo. Dipende. Se vedete due...